voi con i catalamoni sui violini, il rotto sui timballi, con i calamone, ma voi come me non potete slogarvi per essere labbra soltanto da capo a piedi. Venite, venite a istruirvi, venite, decente funzionaria dell'Angelica Lega, voi che sfogliate tranquillamente come una cuoca le pagine del libro di cucina, se volete. Io sarò Johnson, a fornio di carne. Io pure come il cielo io darò. Tenero, in modo inappuntabile. Ma l'uomo, ma nuvola! In calzoni! Se ne volete stuzzicarmi? Meno delle copeche d'un pitocco sono gli smeraldi delle vostre follie. Ricordate che per i Pompei, quando esasperarono i Vesuvi, dilettanti di delitti, di sacrilegi, di massacri, ma voi avete visto mai, quando io sono assolutamente tranquillo, il viso mio? Ma io sento che per me io è poco, perché qualcuno da me si sprigiona ostinato. Mamma, pronto mamma, allo mamma, 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 chi parla? Mamma, 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 è vostro figlio, è magnificamente malato, mamma, è all'incendio del cuore, mamma, e ditelo alle sorelle Iuda e Olia che gli non sa più dove salvarsi. Ogni parola, persino ogni bolla che gli vomita dalla bocca sputante, gli si butta come nuda prostituta da una casa pubblica che rende. Gli uomini raccozzano dei tempi strani e rutilanti con gli Ehi, ma che dopo quegli stivaloni? Ehi, dite ai pompieri che sul cuore ardente ci si arrampica con le carezze. Io farò da me! Non sono pari ai grandi. Su tutto ciò che fu creato pongo il mio nido. Libri, 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 ma io non voglio leggere libri. Ma che libri? Una volta pensavo che i libri si facessero così. Un giorno arriva un poeta, poi lentamente ti serra la bocca e di colpo comincia a cantare il sempliciotto. Di grazia invece risulta che i poeti, prima di effondersi nel canto, camminano e incalliti dal lungo girellare, subito di guazza nella melma del cuore la stupida tinca dell'immaginazione, mentre fanno bollire strimpellando rime una brodaccia di amori e di usignori, mentre la via si contorce priva di lingua e non ha con chi discorrere e gridare, e dietro ai poeti le turbe di strada. Ehi, signori, prostitute, signori appaltatori, studenti, fermatevi, fermatevi, voi non osate mica chiedere l'elemosina. Gagliardi, dal passo poderoso non abbiamo bisogno, no, non abbiamo bisogno di ascoltare, ma piuttosto di svelare costoro che si sono appiccati come aggiunta gratuita ad ogni letto a due piazze. Che bisognerebbe fare? Prestateci aiuto, supplicandogli di un inno, di un oratorio! Noi stessi siamo artefici dell'ardente inno trasforo, della fabbrica, del laboratorio! Che mi importa di Faust? Se una riga di razzi scivola con Mefistofele sul pavimento del cielo, io so che un chiodo del mio stivale è più raccapricciante della fantasia di Goethe. Io, che ho la bocca d'oro, più di ogni altro per ogni parola rigenero l'anima e d'oro onomastico al corpo, vi dico, il minimo granello di polvere d'un vivo è più di quel che farò.